Oggi vi presento con grande piacere Davide Evangelisti, direttore vendita retail di Pittori, è l'azienda che abbiamo scelto come case history di successo sulla gestione dei canali di vendita nel manuale Fondamenti di Marketing. Quindi comincerei chiedendo a Davide un po' come si sviluppa la loro attività. Chiaramente tutti noi conosciamo Patta Snella, ma non è l'unico prodotto di Pittori. Allora, intanto ciao Daniele, grazie per questa opportunità. Pizzoli si sta affermando in questi anni come leader nel suo mercato, soprattutto per quanto riguarda il canale del grocery, poi in realtà è attiva anche sul fronte del fuori casa, quindi del canale Horeca, con una serie di prodotti sia su gelati che freschi. Come dicevi tu, il brand più riconosciuto, con una awareness anche molto elevata, è Patta Snella, sotto cui stiamo cercando di far rientrare in questi anni diversi dei nostri nuovi prodotti, fermo restando che l'innovazione è, come dire, imprescindibile per un'azienda come la nostra se vuole stare sul mercato e competere con delle multinazionali molto più grosse di noi. Pizzoli è un'azienda familiare, quindi, che cerca di innovare, che gioca molto sulla forza di questo brand, che non è l'unico. Caso del surgelato, sempre rimanendo sul fronte del grocery, abbiamo attivato anche da qualche anno un marchio che si chiama Crocco Magie, che è una referenza sicuramente innovativa nel nostro campo, in quanto non esistevano, se non in un unico caso, prodotti per bambini. Quindi ci siamo aperti anche delle possibilità di comunicazione su mass media, nei canali tematici proprio per bambini, offrendo alle famiglie quindi un'opportunità davvero nuova, perché uno dei problemi che ci ritroviamo ad affrontare da molti anni è la profondità d'acquisto. In età italiani comprano una volta all'anno patate surgelate. Aver allargato quindi la nostra offerta a un comparto così particolare come quello del bambino, chiaramente abbiamo portato a casa un obiettivo di allargamento famiglie trattanti. Poi abbiamo anche rinforzato l'offerta nel canale dei grocery sul gelato, sviluppando proprio l'anno scorso una gamma di prodotti che si chiama We Love, che devo dire sta dando già ottime soddisfazioni, nella quale andiamo a inserire tutto ciò che è gusto, sfizio, cerchiamo proprio anche di smarcare il tema Patta Snella con il tema del piacere, non che Patta Snella non lo dia, ma del piacere proprio dal punto di vista di aromatizzazione o di arricchimento di prodotto. Come accennavo prima, noi siamo anche presenti in maniera, se vogliamo, anche atipica nel mondo del fresco. Pizzoli è l'unica azienda quindi che tratta sia surgelato che freschi, e nei freschi spicca il marchio Yodì, che da parecchi anni forniamo forti del fatto che questo prodotto contenente quantitativo di iodio molto, come dire, utile e necessario nella dieta mediterranea, ci ha aperto effettivamente molte porte. Oltre a questo, chiaramente stiamo nel fresco cercando di fare un'offerta sempre più variegata, frammentata, non da ultimo l'esperienza che ho piacere di condividere con te della patata viola, che si chiama Vitelotte, sono delle varietà che noi individuiamo, che sviluppiamo negli anni e che oggi, ad esempio, ci permette di offrire una referenza che fare anche bella figura, per esempio, sia uno gnocco, un purè viola, insomma, qualcosa di mai visto, però sempre rimanendo nel contesto naturale. Nel settore ortofrutta siete stati fra i primi a brandizzare il prodotto, perché Sì, gli devo ortie ne dirti esiste che, da diversi anni, no? allora, sin dall'origine noi eravamo, diciamo, tra gli ideatori di quello che poi è diventato il brand più forte, ossia Selenella. Pizzoli nel comparto dell'ortofrutta, patate, ha saputo poi smarcarsi da questi mondi di fatto consortili, come anche del resto DOP di Bologna e tante altre, quindi patate di origine, che giocano la loro forza sull'origine, IGP, piuttosto come dicevo prima della DOP, e brandizzandosi. Infatti devo dire che Pizzoli è effettivamente un'azienda molto difficile in cui lavorare, ma anche molto attraente. Perché? Perché come noi ce ne sono pochi, per non dire non c'è nessuno. Sia un'azienda che compete con le multinazionali sul fronte del surgelato, ma che compete con i produttori locali, per non dire provinciali, sul fronte del fresco.
portando in entrambi i campi brand, approccio industriale e senza perdere contatto però con la tradizione, giocando forti sul tema dell'italianità proprio perché, come dicevo prima, come noi, al momento ci sono poche realtà, nessuna capace magari di fare tutta questa offerta così allargata su più fronti. E come poi, come avevo accennato prima, noi siamo presenti anche nel food service. Aspetto da non sottovalutare perché effettivamente nel campo del surgelato molte aziende sposano o il canale del food service o quello del retail. Noi in realtà mettiamo i piedi su più. Quindi, diciamo, all'interno del canale grande distribuzione voi siete presenti praticamente in tutte le catene. Quali sono le principali difficoltà che ti ritrovi tutti i giorni a dover affrontare, insomma? Allora, di difficoltà ci ritroviamo tutti i giorni oramai con una buona costanza, nel senso che questo è un lavoro che non ti permette mai di rilassarti o di poter tirare le somme, perché è un mercato molto fluido. E qui parlo sia del surgelato che del fresco in ugual misura. Poi è chiaro che nel fresco la velocità d'esecuzione è molto più veloce, così come la deperibilità dei suoi prodotti. Shelf life lunga e in qualche modo si riflette anche nella negoziazione, tutto un po' più lungo, tutto più programmato. Di fatto però viviamo la difficoltà quotidianamente e principalmente i temi che vengono affrontati con i nostri interlocutori sono legati alla marginalità, nel senso che oggetto di discussione frequente è di potere sia l'industria che il distributore creare valore e spartirsi appunto parte di questo valore. E il tema diventa ancora più difficile da gestire in un'epoca in cui la nazione Italia, lo Stato Italia fa fatica a generare inflazione. Se parliamo di un prodotto basico come la patata, in cui trasferire o far percepire con logiche di marketing, trade marketing, del valore. Dici anche tu che la coperta già è corta, in più non puoi aggiungere a questo tipo di prodotto un qualsivoglia valore se non quello giusto, quello legato al costo, all'innovazione. Non c'è quindi un grande spazio di discussione. Ecco che ogni giorno noi cerchiamo di analizzare molto bene l'argomento, di cercare di riconoscere al nostro interlocutore la giusta quota e cercare anche noi di non sbagliare il calcolo, il conto, perché il nostro PNL è un PNL che sta in piedi se lavoriamo bene sui centesimi di euro, non certo sugli euro. Quindi il nostro lavoro è sempre particolarmente certosino. Poi un altro tema sul quale noi cerchiamo di discutere, diciamo con una logica di category management, quindi mentre la marginalità è oggetto di negoziazione, poi posso parlare di marginalità in ottica di accordo, di pressione promozionale, come dire, di giusto posizionamento, ma non tanto di prezzo al pubblico di cui non dobbiamo discutere con il nostro interlocutore, però comunque di quello che dovrebbe essere uno schema d'azienda, quindi anche un posizionamento legato all'immagine, a come vengono i prodotti, a come posizionati. Ecco che un altro tema che noi affrontiamo quotidianamente in maniera, come dicevo prima, più di categoria, più in maniera consulenziale, è quello degli spazi. Quindi noi cerchiamo ogni volta di scambiare informazioni con il nostro cliente ponendoci al loro fianco in quella che è la strutturazione del planogramma, dell'assortimento. Certo. Nel caso del surgelato noi abbiamo due finestre, che sono l'assortimento estivo e invernale. Nel caso dei prodotti ortofrutticoli, è diverso perché le finestre vengono generate dalla disponibilità della materia prima, quindi banalmente le patate tipo la DOP di Bologna va a terminare il suo ciclo naturale di prodotto fresco in primavera, subentrano altre origini, arriva il momento delle novelle, quindi il nostro lavoro è quello di aiutare il cliente come dire, allocare i giusti spazi ai giusti prodotti in base anche a quelle che sono le rotazioni di vendita, dei dati di mercato, di dice.
Questo è un elemento di valore, diciamo, da parte del vostro interlocutore. Cioè, vedrai un tipo di consulenza, un supporto alla vendita importante anche per lui. Io devo dirti una cosa, fino a qualche anno fa ritenevo il tema dell'assortimento un po' al pari della discussione sui margini, quasi fosse oggetto di discussione, di tira e molla. In realtà ho imparato in questi anni che è l'approccio di category management che fa la differenza. Pizzoli questo se lo può permettere in quanto noi non solo abbiamo una quota di leadership per quanto riguarda i nostri brand, ma noi siamo anche produttori della maggior parte di prodotto a marchio privato. Quindi il ragionamento che facciamo noi non è un ragionamento impositivo, è di imporci sul cliente leader da una parte, nonché partner dall'altra, facendo il loro prodotto a marchio privato, ma è mettendoci al loro fianco, cioè suggerendo un giusto equilibrio tra tipologie di patate, tipologie di varietà, tra tipologie di modalità di consumo, prodotto da friggere piuttosto che da forno. E in questo aspetto devo dire che il buyer, o comunque noto interlocutore, magari una figura di marketing, effettivamente si pone sempre molto di più in ascolto. Hanno bisogno dell'industria per costruire assieme un planogramma che risponda e rifletta sempre meglio quello che è un po' il mercato. E c'è una bella differenza, perché non è più un tema di discussione, di negoziazione, ma è più uno scambio di informazioni atto a costruire quello che io dico essere l'obiettivo primario, una negoziazione win-win. Cioè diciamo entrambi, io porto a casa un giusto spazio, ma lui fa business. Quindi diciamo, riconosce, in questo caso a Pizzoli, il ruolo diciamo di partner anche da un punto di vista consulenziale. Questa apertura credi sia dovuta al fatto che voi siete presenti anche sulla marca commerciale o pensi sia più generalizzato come tipo di situazione? Cioè se avete solo il marchio Patasnella o comunque fosse solo sulla parte del brand industriale, vi darebbero comunque lo spazio per fare questo tipo di ragionamenti secondo te? O... Allora io credo che ulteriore aspetto che va, come dire, considerato, è molto importante anche l'approccio che si adotta. Poi è chiaro, uno che è leader ha la strada più spianata, però l'approccio mi porta a dirti che io magari non sono un leader, ma mi sento leader. Posso anche essere capace nella discussione col mio cliente infondere in lui la mia convinzione, quello in cui credo, costruire assieme nonostante magari i numeri non siano dalla mia parte. Quindi questo comunque può apparire, come dire, un approccio utopico, però ritengo che sia un buon punto di partenza, l'approccio. Poi, chiaro che un buon approccio, con alle spalle una quota di leadership, allora ci si aprono delle possibilità, più che essere produttore della marca privata. Cioè, io credo che Pizzoli si trovi in questa situazione soprattutto perché è produttrice del prodotto principale di mercato. Noi col prodotto a bastoncino marchio Patasnella abbiamo una quota di mercato che è estremamente importante ed è un prodotto che ha, per intenderci, una distribuzione ponderata che è vicina al 100, in pratica una referenza che hanno tutti dai tutti i punti di vendita. È uno dei famosi 20-80, uno dei 20 prodotti che fa l'80% della categoria, quindi lì chiaramente il buyer si pone in una logica più di ascolto, più di, come dire, di fiducia, ti riconosce una, come dire, una conoscenza del mercato. Devo aggiungere che il fatto stesso che poi io sia anche la persona che ti produca la marca privata diventa ancor più facile, come posso dire, riconoscermi come una persona capace di fare un discorso di categoria, perché non è più solo il leader che sa parlare del suo brand, ma è anche un leader che producendo altri prodotti ad altri marchi è in grado di parlarti di tutto il banco, cercando quindi di individuare insieme a te l'equilibrio necessario per fare business assieme. La maggiore autorevolezza, insomma, in quella sì. Situazione. Sì. E, diciamo, la situazione in cui ci stiamo trovando adesso, che impatto ha avuto a livello anche commerciale per voi? Allora, la stagione che stiamo vivendo è una stagione che chiaramente ha fatto saltare un pochino il banco, per intenderci,
tutti gli original budget che erano stati stilati sono stati rivisti, ovviamente, perché siamo entrati in una situazione di mercato totalmente imprevedibile. Poi quello che posso aggiungere è che personalmente ho vissuto questi mesi in maniera molto differente, sia che si tratti di surgelato, sia che si tratti di prodotti freschi. Nel caso di fresco abbiamo visto molto bene quello che si leggeva nei giornali o si sentiva nei telegiornali, cioè questo flusso si è regolato nei punti di vendita, questa spesa massiva che veniva fatta un po' anche al panico, ha favorito l'acquisto di prodotti come ad esempio le patate fresche. Quindi le patate fresche perché? Perché ti riempiono la pancia, costano poco, puoi usarle in tante maniere. Era un po' l'esempio che si faceva anche delle farine piuttosto che del lievito. Quindi nel momento in cui la gente ha avuto un po' paura e si è trovata anche molto tempo libero per cucinare, nella patata fresca ha trovato effettivamente una serie di risposte, motivo per cui noi come Pizzoli in pochi giorni ci siamo trovati con ordinativi triplicati. Uno può pensare se è una notizia sicuramente positiva, certo, perché in questi mesi si è sentito ben altro. Però non siamo riusciti a soddisfare bene questa domanda, perché anche un'azienda come la nostra, come dicevo prima, no? Che lavora al centesimo, riorganizzarsi, a impiantare turni notturni, comunque a creare delle sacche operative per poter soddisfare questo bisogno, ha fatto tanta fatica l'azienda. Non potevamo esimerci da questo, nonostante anche l'ansia degli operatori a venire a lavorare, perché dovevamo dare il cibo alle persone. Quindi avevamo anche, come dire, una responsabilità sociale che abbiamo cercato di gestire al meglio, creando il minor danno possibile. Nel surgelato, devo dirti che invece questo picco di vendita lo abbiamo visto meno, lo abbiamo visto sì, ma non così dirompente. E anche oggi ne vedo, come dire, un effetto più duraturo, meno esplosivo, più duraturo. Cosa posso dirti a distanza di mesi? Che nel surgelato, grocery, abbiamo ancora oggi delle risposte positive, diciamo in maniera sempre più calante rispetto all'impennata che si è vissuta in marzo e aprile, però abbiamo tuttora una risposta positiva, tant'è che ci sta venendo il sospetto che alcune famiglie trattanti nei mesi, diciamo di lockdown, probabilmente sono entrati in contatto con un mondo, quello della patata surgelata, banalmente. Il McDonald's era chiuso, il bambino chiedeva la patatina fritta, la mamma non aveva mica tante alternative, quindi una volta che compri una patta snella o un prodotto Willow, la croccomagia, e vedi che tutto sommato questa esperienza è paragonabile, può, come dire, essere alternativa al consumo fuori casa, può essere che adesso la gente, magari che continua a uscire ma meno rispetto a una volta, possa valutare un acquisto di prodotto surgelato. Oggi vediamo ancora una piccola crescita. Nel fresco questo non più. Nel fresco, diciamo, mi fa un po' sorridere pensare che i giorni in cui chiusero le scuole siamo andati a più 300% di vendita. I giorni in cui hanno aperto le regioni, primissimi di giugno, fine maggio, fine giugno, siamo andati a pari. Cioè, in 4 giorni siamo tornati totalmente a regime ordinario, come per dire che effettivamente i prodotti freschi hanno, come dire, avuto un ruolo importante come cartina tornasole della crisi che abbiamo vissuto. Aggiungo anche un'informazione che sicuramente abbiamo più che analizzato e scandagliato: noi, essendo fornitori di prodotti anche per la ristorazione, lì abbiamo vissuto un momento tragico, perché effettivamente nei mesi marzo, aprile e buona parte di maggio abbiamo raggiunto lo zero. Per noi è una cosa abbastanza impressionante. Quindi la divisione del full service è andata praticamente in un blocco totale. Per fortuna i numeri di cui parlavo prima, del fresco, del surgelato, grocery, hanno in qualche modo compensato per un po'. Adesso non riusciamo a trasferire appieno questa positività, però perlomeno un po' è ripartito fuori casa a fronte a un'estate che in qualche modo si è rivelata più drammatica di come si preannunciava. Un po' si è tornato dei valori un po' più normali, adesso cercando di tirare le ultime somme e chiudere l'anno in maniera più indolore possibile. Certo. Bene, io ringrazio Davide per il contributo, molto interessante in questa parte finale, un po' che va a misurare
quello che ci succede intorno tutti i giorni, purtroppo insomma ancora da considerarsi come situazione sicuramente non semplice per molte aziende. E vi faccio in bocca al lupo per il futuro e ci sentiamo presto. Grazie Grazie mille Daniele, grazie a Emo. tutti. Grazie a te.